posto piano, avevo questo buco, passo da qua. No, 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 il cream caramel non è quella polverina che si mischia con il latte o quei bussolotti piccolini che si comprano pronti al supermercato, ha tutto un altro sapore, un'altra consistenza ed è molto facile da fare e si fa con le uova fresche e con il latte. Il cream caramel si può fare nella ciambelliera, si può fare nello stampo da plum cake, si può fare negli appositi bicchierini in acciaio oppure con i pirottini, questi qui, di alluminio. In ogni caso, la ricetta, i tempi di cottura, che usate i pirottini e che usate i pirottoni, non cambia per niente. Pentolino, 7-8 cucchiai di zucchero normale. Caramellare dello zucchero è il primo passo, si fa tutto a occhio, quindi 7-8 cucchiai di zucchero. Non si può utilizzare il dolcificante. Che serietà, oggi sei arrabbiato? No, no, stai registrando. Ovvero niente eritritol, niente stevia, eccetera, perché non caramellizzano, serve lo zucchero normale o al limite lo zucchero di canna, quello chiaro. Per caramellare lo zucchero serve un pentolino un po' pesante, serve lo zucchero, serve il cucchiaio, niente burro, niente limone, niente cose strane. Bisogna solo aspettare che lo zucchero incominci a sciogliersi un pochino a fuoco medio. Dopo un minuto, quando vedete che incomincia, vedete sotto si sta sciogliendo, sta diventando color giallo paglierino, allora incominciamo a girarlo un po', con calma, senza ansia. Un pochino si attaccherà, che non vi venga in mente di toccarlo con le dita o di assaggiarlo, Quando vedete che incomincia a diventare un po' chiaro, alzate un po' il pentolino in maniera che prenda meno calore, oppure abbassate la fiamma e lo girate con un pochino più di insistenza, ma è proprio una questione di pochi secondi e lo zucchero si scioglierà completamente. Quello che vi resta attaccato al cucchiaio, non cercate di staccarlo perché fate un casino, tenete il cucchiaio dentro e basta. Per quanto riguarda il colore, potete già tirarlo via dal fuoco così, appena si sciolgono gli ultimi grumi, oppure potete farlo più scuro a piacere, più è scuro più diventa un pochino amaro. Quando diventa un pochino più scuro così, color caramello, e incomincia a fare un po' di fumo, fateci caso, fa un po' di fumo, via dal fornello. E lo versate in uno stampo, oppure negli stampini, quelli più piccoli. Noi facciamo questo qui più grosso, vedete che non muovo lo zucchero, muovo lo stampo. Così va a posto da solo, sul fondo dello stampo, diventerà duro come una caramella. Mettetelo in un posto piano, così in piano diventerà duro, solidificherà in un minuto in ugual proporzione. Gabriele, ma quello che si compra c'è dentro le bustine di caramello che è morbido? Sì, perché gli hanno già aggiunto un pochino di acqua per ammorbidirlo, perché è istantaneo, ma invece questo qui di casa, lo zucchero adesso diventa duro, poi in cottura diventa morbido, come giusto che sia. Gabriele, come lo lavo il pentolino? Non devi fare niente, lo prendi, lo riempi di acqua fredda, lo lasci di mezz'oretta e torna più bello di prima, non devi neanche sciacquarlo, non devi fare niente. È un precisetti questo chef, è andato subito a mettere il pentolino a bagno nell'acqua. Quanto cream caramel preparare? Io prima ho misurato, ho riempito di acqua qui dentro, ho visto che ci va dentro un litro di acqua, quindi preparo un litro di cream caramel. Se dovete preparare 8 bricchetti di questi qua, ne riempite uno, moltiplicate per 8 e sapete quanti ml di cream caramel vi servo. Però a dire la verità io faccio sempre un litro, poi dove arrivo arrivo, se in avanza aggiungo un bicchierino e lo faccio in più. 8 uova intere, medie. Astenete a non appoggiare la pentola sul fornello caldo, se no fate le uova strapazzate. 2, 7, volendo ci si può fermare anche a 7, però io ne faccio lo stesso 8, perché comunque la ricetta dice 8. Rompere un pochino le uova, non bisogna montare niente. Adesso ci vanno 8 cucchiai di zucchero, cucchiaio da minestra non grandissimo, potete fare anche 7 volendo, non meno di 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, basta. Sciogliere lo zucchero, non tanto per sciogliere lo zucchero, più che altro per sciogliere bene gli albumi che non creino degli addensamenti bianchi dopo. Vaniglia a piacere, però ci va, Una scorza di limone, ma anche di arancia va bene, cercate di farne una unica lunga, così dopo è facile da trovare per tirarla fuori. Nel frattempo ho acceso già il forno ventilato, 130-140 gradi, non di più. Ho recuperato il mio pentolino che si è pulito da solo, gli ho dato giusto una sciacquatina, e ci metto un litro di latte, quello che c'è, dovrà bollire. Nel frattempo vi faccio vedere lo zucchero, guardate quello zucchero caramellato,
è più duro della mia testa, così deve essere. Mettete una scorzetta di limone o di arancia, naturalmente edibile, anche nel latte. Mettete su anche una pentola di acqua a bollire, un litro circa, che ci servirà dopo. Quando vedete che fa movimenti, che ormai è lì che sta per bollire, via dal fornello. Senza paura di fare grumi, di fare stracciatella, di fare danni, mettete dentro due mestoli di latte bollente con le uova e gli date un giretto, senza preoccupazioni, senza ansia, senza stress. Fatto il primo giretto, gli mettete anche tutto il resto. Prendete una teglia da forno che deve essere alta come o più dell'altra teglia che ci va dentro. Questa è giusta giusta, ci va a pennello, ma se è un po' più grossa va benissimo. Ci mettete sotto un pezzo di cartone o un pezzettino di un panno di cotone, questo qui era già rovinato, vedete che l'ho bruciato un po' di tempo fa. Ci metto dentro la mia ciambella o i pirottini se volete, un colino, un filtro, qualcosa che trattenga le bucce, le impurità delle uova, i coaguli, qualche pezzettino di buccia, e riempiamo la ciambelliera. Riempite bene lo stampo, con l'aiuto di un bricchetto riempio la pentola, la teglia sotto. Avevo questo buco, passo da qua, ma se c'erano altri buchi in giro è lo stesso. Bisogna arrivare a circa quasi un centimetro dal bordo del crème caramel, perché è una cottura a bagnomaria. L'acqua, vedete, la muovo un po', così la vedete, arriva qui a quasi un centimetro dal bordo, praticamente alla stessa altezza del crème caramel. Quindi forno caldo, ventilato, sui 130-140 gradi massimo, acqua bollente, latte e uovo quasi bollenti, mettiamo in forno. Raccomando, fare piano piano, sennò fate un disastro. Posizione della griglia abbastanza in basso e la leccarda presente nel forno, vuota, che impedirà di far bollire l'acqua. 90 minuti, ovvero 1 ora e 30. Ho avanzato un po' di uova, quindi me ne faccio anche 3 piccolini a parte. Questi 3 qua non ci ho messo il caramello sotto perché non avevo più, non c'ho voglia di rifarlo. Però dopo, quando li capovolgo, non avranno il caramello, magari ci posso mettere su una mousse di fragole, una mousse di lampone, un topping al cacao, quello che c'è. Stessa acqua bollente come quell'altro, stessi livelli, stessa quantità, stessa temperatura, stessi tempo, tutto uguale. Importantissimo che l'acqua sia bollente, perché sennò dopo il forno non vi cuoce il crème caramel, perché perderà tempo a scaldare l'acqua. Sono passati esattamente 90 minuti e i nostri crème caramel sono cotti perfettamente. Me li tiro fuori direttamente qua, così è tutto più facile. Ora bisogna lasciarli raffreddare. L'ideale sarebbe prepararli, cuocerli la sera, poi lo metti in frigorifero e la mattina le ribalti. Adesso li lasciamo intiepidire almeno e poi li giriamo e vediamo cosa è venuto fuori, perché sono curiosissimo. La consistenza deve essere molto elastica, deve sembrare quasi gomma all'esterno. Questo qui è leggermente dorato, vabbè, ma ci sta. L'ideale sarebbe così, questi qui sono perfettissimi, ma va bene anche così, un po' dorati. Se lo fate il giorno prima, non c'è bisogno di fare questo lavoro, perché il liquido del caramello va ovunque e ve lo stacca lui. Però così fatto è ancora un po' tiepidino, per girarlo bisogna un po' aiutarlo, bisogna staccarlo con una spatolina. Ma non bisogna staccarlo tutto, bisogna staccare solo i primi 2-3 mm. Una volta staccato, con le mani lo allargo un pochino così, cerco di muoverlo un po' finché non incomincerà a venire fuori, vedete qua, il caramello dalle fessure. Quindi vedete, lo giro e lui sta fermo, vuol dire che è staccato completamente. Vai, rullo di tamburi. Piatto con un po' di bordo. Vabbè, via. Che non scende. Torta tortina. Lo staccare era staccato, eh? Che fa l'effetto ventosa, sto maledetto. Oh, è bello della diretta. Proviamo un po' a tagliare, vediamo un po' cosa va. Non bisogna neanche fare forza, va giù da solo. Vabbè, in fin dei conti è una roba abbastanza morbida. Anzi, molto morbida. Morbidezza assoluta. Qui ci serve qualcosa per assaggiare, perché mica lo posso tirare su a così a... No, non scherziamo.
è più adatto. Uop, maneggevolissimo. Poi gli mettiamo sopra un po' di quella puccettina qua. Olè. Gabriele lì dentro non si vede, mica lo dovete vedere voi. Il momento dell'assaggio. Dunque, se devo proprio cercargli un difetto, si vede qualche bollicina nella parte esterna. Vuol dire che la temperatura in forno era un pochino troppo alta, quindi 140 gradi sono un po' eccessivi. Fate 130, a parte che qualche bollicina non è che è buono lo stesso. Cioè, con la cannuccia lo potete mangiare. È una cosa stupenda. Cioè, non ha niente, non ha niente a che vedere con quelle polverine che vendono o quei budini già pronti che vendono al supermercato. È proprio un'altra cosa. Delicatissimo, buonissimo. Questo qui è uno di quelli che ho fatto senza caramello, nei bicchierini. E gli ho messo sopra un po' di caramello della ciambellina. Vedete che ci sono dei piccoli puntini, delle piccole bollicine. Ecco, queste sono date dall'acqua che ha bollito. E guardate che roba però dentro. Non è qualcosa di eccezionale, a me queste cose qui mi fanno impazzire. Fantastico. Guardate, lo faccio anche di contropelo. Guardate, vieni su, guarda, guarda, guarda. È fantastico. Gabriele, ma come fai a fare l'assaggio a bestia con una cosa così delicata? Provate a farlo assolutamente, perché è davvero molto semplice da fare, deve venire per forza. Se non vi viene, vengo a casa io a farvela, perché davvero è una cosa, è come fare una frittata. Ciao a tutti.